Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2-4 ruote Passione Motori. Una nuova puntata appunto dove torniamo a parlare di due ruote e lo facciamo con l'uomo dei record. Vi starete chiedendo chi è, sicuramente lo sapete, sto parlando di Paolo Pirozzi, The Fat Man. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie di aver accettato il nostro invito e di essere qui oggi, sebbene in via virtuale, ma non importa. Come stai? Tutto grazie bene? A voi, grazie a voi. Sì, sempre bene, grazie. Ho appena finito di allenarmi come faccio tutti i giorni, quindi tutto bene. Sì, quindi iniziamo da questo, mi hai dato uno spunto per iniziare. Quindi un allenamento costante, quotidiano, per riuscire poi ad ottenere tutti i record che hai ottenuto. 830.000 chilometri in stella ad una Ducati. Sì, diverse Ducati, però sì, diciamo che durante i record o qualche impresa il corpo arriva a veramente a livelli estremi. Perdo spesso anche molti chili, perché ovviamente mangiare, bere non si può fare come si fa, diciamo, nella vita quotidiana da casa, e quindi occorre fare allenamenti molto intensi, praticamente quasi tutti i giorni, che si alternano dalla corsa al nuoto all'attività per fare un poco di forza muscolare, e poi ovviamente seguo un'alimentazione corretta, ma soprattutto mangio circa 6 volte al giorno. Certo, da cosa nasce questa tua passione per questo, possiamo dire, anche uno sport estremo, se vogliamo così dire? Sì, è uno sport estremo, come estremo praticamente l'andare in moto, nonostante comunque a mio parere è molto più sicuro di un'auto, di un aereo, di qualsiasi altra cosa. Nasce in realtà DNA, perché sono in famiglia, non ho nessuno a cui piacciono i motori, in particolare proprio le moto, perché qui io sono napoletano, di conseguenza si pensa quasi solo ed esclusivamente al calcio, che è, diciamo, è il pane quotidiano. Certo. Però sono nato così, tanto è vero che ero piccolino, che andavo alla scuola elementare a piedi, e vidi una Ducati 851 parcheggiata. Ora, un po' il colore, che sicuramente il rosso a un bambino può attirare l'attenzione senza ombra di dubbio, però insomma a me, diciamo, non era solo il colore. E ricordo proprio che mi fermai, mi andai a sedere praticamente accanto a lei, e proprio lì fu il giorno dove nacque tutto. Dissi, con una di queste, quindi con una Ducati, avrei fatto qualcosa di importante. Ed è proprio nato così, ho vissuto soltanto per comprare la mia prima Ducati, fino a quando poi non è arrivato quel giorno, fortunatamente, e da lì, diciamo, è cambiata un po' tutta la mia vita e tutto il mio percorso poi sportivo, perché comunque ero una persona già di mio appassionata molto di sport, qualunque sport, anche la maratona, il rugby, qualsiasi cosa avessi a che fare con lo sport mi piaceva, quindi poi da là è cambiata completamente e sono passato ai motori, perché Ducati, diciamo, era nel mio DNA già nel 1988 circa. E com'è nata poi a livello agonistico, diciamo, come si è sviluppata questa tua passione? Si è sviluppata perché nel 2007 io già avevo totalizzato tantissimi chilometri con Ducati, però diciamo in privato. Quindi si spargeva sempre un poco di più la voce di questo ragazzo che macinava una quantità di chilometri con Ducati, che all'epoca era molto difficile trovare sia le Ducati, perché non se ne vendevano come oggi, e sia non si trovavano ragazzi che guidavano in questa maniera. Io già nel 2007 ero andato in Africa, ero già stato a Capo Nord, riuscivo a totalizzare 70-80.000 chilometri all'anno. E così un giorno nel 2007 c'era il presidente, l'ex presidente del Tokyo, che era da poco, stava entrando proprio in quell'anno in Ducati, e lui c'era un ride da fare, bisognava arrivare a Pechino, e proprio mi arrivò una mail con scritto che Ducati stava cercando me, praticamente. E quindi da lì accettai, non lascio proprio immaginare la mia reazione nel trovare questa mail, accompagnata poi da una lettera che ho ricevuto a casa, come si faceva all'epoca, la lettera Ducati col timbro Ducati, la firma del presidente ufficiale, che mi invitava ad andare
diciamo, in azienda per parlare di questo progetto che accettai, e da lì è nato tutto, diciamo. Quindi dal 2007 sei partito e non, ha mai, non sei mai sceso, se così possiamo dire, hai continuato sì. un'impresa dietro l'altra. Assolutamente sì, nel 2010 capitò proprio pochi anni dopo che ci fu il giro del mondo con Ducati, e lo feci io con una multistrada che era una preserie, feci 100.000 km in scarsi 9 mesi, dormendo sempre in tenda, senza navigatore satellitare e letteralmente da solo. Da lì poi è stato un continuo, diciamo, ogni cosa era trovare uno stimolo diverso, un record diverso o un'impresa diversa che nasceva in primis per rappresentare l'affidabilità di Ducati e il mondo di Ducati che comprende i club, che sono una, veramente un valore aggiunto, perché Ducati si differenzia molto anche grazie a questa enorme famiglia che è tutto il mondo. Quindi oltre a rappresentare, cercare di far diffondere questo verbo Ducati che era a 360 gradi tra affidabilità e famiglia, piano piano poi si è trasformata anche in record da battere, cioè dove c'erano piloti di altre aziende, piloti di altre nazionalità, e quindi poi l'ho preso la palla al balzo perché mi faceva piacere poter mettere la bandierina italiana un po' ovunque. Sì, certo, da una parte la competizione, se possiamo così vederla tua, nel battere i record, ma anche, anche a livello pubblicitario, comunque a livello di sponsorizzazione di un prodotto, di affidabilità del prodotto stesso nel mondo. Assolutamente sì, è un orgoglio poi comunque, un orgoglio italiano, quindi certo. vale doppio, diciamo, se si può definire così, no? E Las Vegas, l'8 novembre, si festeggia? Il Pirozzi Day. Il Pirozzi Day, sì, una figata pazzesca, ne sono onorato ogni volta che ne parlo, mi emoziono, perché avere un giorno dedicato all'anno a Las Vegas per meriti sportivi è qualcosa, certo, di veramente unico, veramente di... Infatti ne approfittai, che poi lì c'era il sindaco Goodman quando mi ha onorato di tale proclamazione, e mi disse quella sera durante la cena di gala, mi disse: qualsiasi cosa vorrei fare a Las Vegas, ricordati che la potrei fare quando e come vorrai. Io presi la palla al balzo e gli chiesi di sposarmi il giorno dopo con la mia Ducati in una chiesa. E quindi è stato avverato anche questo nel 2010, il 9 novembre 2010 mi sono sposato per la prima volta probabilmente nella storia, non ne sono certo. Ma mi sono sposato con la mia Ducati. Sì, penso sì. Anche questo è un record, anche se questo è un piccolo record. Ma comunque i matrimoni sono sempre record, perché sì, puoi mantenerli, se dura, no? Sempre lo stesso ritmo, e dura. Sì, e mantenerlo, certo. Non è da meno, esatto. E poi nel 2015 arriva il record del giro del mondo. Ce lo vuoi raccontare? Sì. Sì, quello lì è stata un'esperienza veramente molto, molto forte, come anche tutti gli altri, solo che questo qui proprio a livello fisico mi ha chiesto veramente tanto. Grazie a un'azienda italiana facemmo questa, cioè fu fatta questa Ducati solo ed esclusivamente per me, quindi una che poteva, diciamo, aiutarmi ad affrontare il tutto nel migliore dei modi, a partire dalla benzina, cioè per guidare molte ore e molto tempo occorre fare meno soste possibile, ovviamente. Io avevo considerato 4 minuti per fare benzina, mangiare e andare in bagno. Mamma mia. Quindi la prima cosa che facemmo era fare questo serbatoio più grande, e abbiamo dato vita a questa Ducati che si chiamava P25, P come Pirozzi e 25 del mio numero di gara da sempre. E da lì sono partito avendo una media di circa 2.000-2.100 km al giorno, quindi equivale a quasi a un 22 ore di 22 ore consecutive di guida, per poi riposare a terra, non in albergo, perché mentre fai un check-in o fai altre cose passa ancora per di tempo, che per te può essere preziosissimo. Quindi mettevo il braccio dentro alla ruota posteriore e stesso con il casco riposavo quell'ora e mezza, due, in modo tale che tenevo il braccio nella ruota, in modo tale che se qualcuno avesse provato a spostarla, rubarla, fare qualcosa, mi sarei svegliato, insomma. E quindi da lì è nato questo giro, dove poi mi sono ritrovato a battere due record, perché il giro del mondo era di 15 giorni e circa 21 ore, quindi diciamo quasi 16 giorni. Io sono riuscito a farlo in 13 giorni, 8 ore e 14 minuti,
però mi sono ritrovato una mail che mi diceva che avevo battuto anche il record praticamente da Napoli, luogo in cui ero partito, a Vladivostok in Russia, perché avevo impiegato 9 giorni e c'era invece un record in precedenza di uno svizzero che da Berna era arrivato a Vladivostok in 10 giorni e 4 ore. Quindi aveva fatto meno chilometri e aveva impiegato un giorno e ore in più. E quindi mi sono ritrovato là, diciamo che non lo sapevo, che poi mentre ero dall'altro lato del mondo e stavo facendo tutti gli Stati Uniti, li ho percorsi in circa 71 ore, mi ritrovo questa dose di adrenalina addosso che mi dà una carica pazzesca, perché ovviamente sapere che avevi fatto un record che, di cui non eri a conoscenza, e non solo non lo sapevi, l'avevi anche già battuto, mi ha dato un'adrenalina notevole da continuare, e quindi mi ha dato veramente tantissima forza e tanta anche fortuna, che poi mi hanno portato ad arrivare a Miami, da Miami andare in Portogallo, Portogallo toccare l'Africa, dall'Africa risalire verso la Spagna per poi arrivare fino giù a Napoli, impiegando esattamente 13 giorni, 8 ore e 14 minuti, come vi dicevo poco fa, quindi abbassando il record del Giro del Mondo di quasi un giorno. Sì, quindi un record davvero incredibile, perché se uno pensa quanti chilometri devi fare in un giorno e soprattutto anche nelle condizioni, perché come dicevi tu, tutto ti fa perdere tempo, quindi ti trovi a vivere all'avventura, totalmente all'avventura. Sì, perché considerando che comunque ogni sosta il tempo non si ferma, quindi anche una frontiera, una dogana, non è che ti lasciano passare così. No. In alcune dogane puoi starci anche 9 ore. Io nel 2010 sono stato fermo in dogana in Cina 13 giorni. Mamma mia. Cioè, ma è che mai esci matto, cioè non, sì, certo. Poi non ti puoi spostare da lì, ogni mattina devi andare lì, non ti capiscono, non ti aiutano, sì, a quindi farsi c'è anche capire. E tu ovviamente stai lì che vai ogni giorno a tentare di entrare, poi dopo 9, 10, 12 ore capisci che un'altra giornata ci hai provato ma non hai ottenuto niente, ritorni nella tenda, aspetti il giorno dopo, inizi da capo e non sai come va a finire. Sì, cioè, certo, poi essendo girando il mondo, tutto il mondo, ci sono comunque anche da mettere in conto questi inconvenienti, gli inconvenienti della lingua, delle usanze. Ma sì, ma le strade, il clima, per esempio in Siberia un anno ho beccato meno 18 gradi, un altro ho beccato meno 23, ora può sembrare minima la differenza, invece è catastrofica, perché rapportato alla velocità il freddo aumenta ovviamente con il vento. Io mi lavavo nei laghi e nei fiumi, quindi perché non mi fermavo negli hotel, quindi lascio immaginare, non era proprio una festa. Poi riposare un attimo vicino al fuoco. I pneumatici sono sempre gli stessi, perché non ho l'opportunità di cambiarli in base. Cioè, per esempio, se mi sono trovato a fare un deserto, il deserto del Gobi della Mongolia nel 2007, l'ho fatto perché non era in programma. Quindi o mi dovevo arrendere, okay, avrei dovuto aspettare tanto tempo, invece dissi vabbè, ho lavato la spacca, il deserto non l'avevo mai fatto in vita mia e mi sono ritrovato lì con delle gomme che avevo consumato, avevo già guidato circa 8.000 km perché avevo fatto Bologna, Parigi fino a Ulaanbaatar, quindi all'incirca erano 6-7.000 km, ora fare un deserto di circa 2.000 km, dissi vabbè, forse è buono perché tanto nel deserto le gomme si consumano diversamente, diciamo, certo. Non è come la smonta. E quindi lì, sempre accompagnato da un'ottima dose di fortuna, è andata bene. Anche se è stata un'esperienza molto, molto, molto importante. Certo. E le tue esperienze sono state seguite in tempo reale tramite anche delle applicazioni, dei GPS che ultimamente si potevano, quindi chi era a casa poteva seguirti in modo virtuale. Sì, è un sistema che abbiamo utilizzato la prima volta nel 2010. Io non ero a conoscenza, dico la verità, però proprio per, sai, il mondo dei social non è proprio quello dei più buoni e più affettuosi del pianeta. Gli haters sono all'ordine del però, giorno. Sì, però fortunatamente ci sono tanti follower che veramente ne approfitto anche per ringraziarli, perché loro danno un'energia che forse non se ne rendono neanche conto, ma il loro affetto diventa veramente indispensabile, quasi quanto l'avventura. E quindi diciamo, per non sentirsi dire sempre la stessa cosa, cioè non è vero, è impossibile, non ci prendere in giro, insomma qualsiasi nota di polemica,
con questo apparecchio praticamente è comodo, facile da usare, piccolo, non ingombrante, totalmente impermeabile e resistente a qualsiasi forma di freddo fino a un certo punto, sempre se è un po' coperto, perché poi anche i 30 gradi in meno le batterie si gelano lo stesso. Certo. Allora, l'opportunità praticamente lanciava un segnale al satellite ogni minuto e mezzo, accompagnata da una fotografia. Ok. Quindi faceva come proprio una... immaginiamo una webcam che fa foto, sì, ogni minuto e mezzo. Quindi questo piccolo apparecchio non solo si vedeva che c'ero io, perché praticamente in ogni foto c'ero io per forza, ti dava questa opportunità di seguire tutto il record, il giro, l'impresa, le gare in pista, qualsiasi cosa la potevi vedere in tempo reale, perché si aggiungeva su questo link che tu potevi cliccare tranquillamente da internet, potevi vedere sia la foto che la posizione in tempo reale. Quindi era tutto proprio per dimostrare che le cose le si fanno per prendere in giro le persone, anzi, certo, per cercare di condividere qualche bel momento di sport. Certo, e tutti questi a livello psicologico anche, oltre alla preparazione fisica ci vuole, credo, anche una grande preparazione mentale per riuscire a sopportare tutti questi chilometri, tutto questo sforzo, che poi è uno sforzo anche mentale, di concentrazione. Sì, sì, assolutamente, perché diciamo si torna sempre in un'unica frase, è vietato sbagliare, perché per quanto sia la parte più bella, il vietato sbagliare, che fa parte di ogni motociclista, no? Perché anche chi fa un giro di 30 km è vietato sbagliare, perché in moto, lo sappiamo, è diverso, basta una distrazione, quella distrazione non deve venire da noi, cioè almeno non deve partire. Poi se può succedere qualsiasi cosa, può capitare in qualsiasi modo, anche scendendo dal letto. Però in quei casi si torna veramente con un vietato sbagliare abbastanza estremo, dove riesci ad avere una concentrazione talmente alta e talmente forte, 25 ore al giorno, non 24, perché non ne bastano, perché è molto anche a prevenire molto quello che può succedere, ma non come un santone, cioè, certo, quindi capire se oggi devi mangiare qualcosina in più che vale la pena fermarsi un minuto in più, perché magari dopo, il giorno dopo, non riesci a mangiare. Quindi è veramente molto 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 delicato. Il problema, tra virgolette, almeno a me personalmente, è la gestione della mia mente dopo, al rientro, perché c'è uno scarico di adrenalina che viene rilasciato molto più lentamente e improvvisamente. Ora non è che impazzisci, però che quello che vivi è talmente estremo, accompagnato anche dalle paure che vivi per in alcuni posti che puoi stare. Io sono stato in Afghanistan, in Pakistan, era 2 mesi prima della cattura di Bin Laden, nel 2011, gennaio 2011, mi lascio immaginare quello che avevo come aria intorno a me. Poi mi è andata bene, ma sono stato tra persone, mitra, soldati, bambini che avevano perso la vita con bombardamenti, senza cibo, mogli che avevano perso mariti, insomma, sì, realtà. Che poi porti dentro ancora oggi, non è che poi... Cioè, dopo 2 mesi passa, te le fanno parte ormai di te, sono tatuaggi dell'anima, io li definisco così, perché alla fine noi non ci rendiamo conto, ma tutto quello che è un'emozione, una paura, una felicità, una gioia, qualsiasi cosa, la portiamo con noi minuto dopo minuto ogni giorno della nostra vita. Sì, certo, magari sul momento non ci dai tanto peso o cerchi di non darci tanto peso, poi quando l'adrenalina, come dici tu, molla, si lascia andare perché è finito tutto, esatto, ritornano in mente tutto, ripercorri un'altra volta tutto quello che hai... Infatti a me dicono, come fai a guidare dopo che hai guidato 100.000 km? A riguidare dopo 2 giorni? Sì. O a tornare subito ad allenarti? Effettivamente è vero, potrei fare tranquillamente un mese di break anche per farti vedere piano piano. Quindi tu non lasci mai passare troppo tempo tra la fine di una presa? No, è stato veramente raro, molto molto raro. Molto raramente, perché dipende molto da quello che vivo poi in quel momento, quanto chiedo al mio corpo. Io sono tornato da un record che avevo perso 17,5 kg. Dopo 9 mesi in una tenda, 9 giorni non ho mangiato e bevuto a Panama, perché sono rimasto bloccato dopo una tempesta in una foresta. Lì, per esempio, quando sono tornato, ho preso proprio la mia Ducati personale e mi sono fatto 300 km.
ma proprio il giorno dopo, cioè la mattina andai a un programma televisivo della Rai e il giorno dopo la prima cosa che feci, senti proprio il bisogno, anche perché abituandoti a guidare tutti i giorni 800, 1000, 2000 km al giorno, io quando dico che vivo di Ducati è perché ci vivo veramente di Ducati, quindi loro mi chiamano metà uomo e metà Ducati, è un nome che è meraviglioso, mi piace tantissimo, però è proprio perché quello, io temo me stesso quando sono lontano dalla guida, temo ovviamente in senso buono, nel senso è più facile che sto a casa a disperarmi, a piangere perché non sto guidando, non posso farlo rispetto a tante altre cose. Qual è l'ultimo obiettivo che hai raggiunto, l'ultimo record? L'ultimo è stato anche molto impegnativo e divertente perché purtroppo c'era la guerra in Russia e Ucraina, come ben sappiamo, che ancora oggi purtroppo fa parte delle nostre vite, e ho fatto un record con una Ducati Panigale, quindi una moto completamente sportiva, ho percorso 850 km al giorno per 100 giorni consecutivi, attraversando all'incirca 1740 comunità europei. Sì, quindi un bel, soprattutto a bordo, in sella ad una moto sportiva. Super sportiva, esattamente. Quindi la Panigale, che non si presta per queste cose qua, a me piace dimostrare che quando le cose le vuoi fare, se le vuoi fare, le puoi fare usando la testa, allenandoti, avendo esperienza. Ovviamente tutto va fatto con un principio, mai lanciarsi allo sbaraglio, con uno zainetto sulle spalle, giusto con l'essenziale, cosa che lo stesso zainetto per di più che usai quando feci il giro del mondo in 13 giorni, quindi perché veramente basta l'essenziale per avere tutto, rimanere con un'igiene perfetta, con avere giusto quello che occorre, perché alla fine il mio obiettivo è stare più tempo seduto alla guida, quindi di cosa posso aver bisogno, a parte la benzina, un sorriso e tanta concentrazione. Certo, i tuoi prossimi obiettivi? Questa ormai è diventata che facile, perché ora siamo arrivati a 830.000 km, che praticamente è la distanza di andata e ritorno dalla Luna, ed è una cosa che mi fa divertire tantissimo, perché ogni tanto ti può capitare che ti immagini che qui la Luna ci sei arrivato veramente, però a differenza degli altri ci sei arrivato con la Ducati. E ora è inevitabile, sto pensando al milione, perché è tutto, è bello. Sì, è un numero importante. È un numero importante, l'età avanza, però comunque cerco di mantenermi, come parlavamo all'inizio, con il massimo impegno, perché comunque occorre essere anche professionisti, anche per tutta la squadra che c'è dietro, che poi meritano tanto rispetto perché si impegnano sempre tutti quanti in maniera fenomenale. Sì, certo, perché poi ora ci sei tu, perché tu sei il protagonista, ma dietro di te c'è una squadra che ovviamente ti supporta. Sì, e io amo sempre elogiarli, perché quello che fanno loro è veramente... arrivano molto più in alto di me, diciamo, senza loro non sarei ciò che sono oggi, praticamente. Quello che ho fatto non sarei riuscito a farlo nello stesso modo e probabilmente non ci sarei neanche... riuscito, perché ogni pedina è importante. Io credo molto nel lavoro di squadra, perché ognuno ha un mestiere, il pilota è un pilota, però non deve mai dimenticare le manager, l'azienda che c'è alle spalle, che ti dà la possibilità semplicemente solo già di guidare, quindi tutti, c'è un impegno veramente di tutti, che ringrazio, ne approfitto anche ora per ringraziare ancora una volta tutti, ma tutti sanno quanto sono grato a ognuno di loro, perché è importante. Secondo te ci sarà qualche tuo fan che magari vorrà provare la tua stessa esperienza e che magari ne abbia anche comunque la capacità e la voglia, l'impegno di riuscire a farlo? Io me lo auguro, in realtà, perché una cosa, a me piace molto la sana competizione, quella lì, ma anche rimanere sulle mie tracce, no? Comunque sarebbe un dire anche ho fatto questo, ho battuto Pirozzi, a me fa piacere, riempie comunque il cuore di gioia, perché io non voglio dare il là a una cosa che può essere pericolosa per qualcuno, è proprio il contrario. Quindi già solo sentire che uno vuole fare il giro del mondo e segue
gli itinerari che ho fatto io, ne sono felicissimo. L'importante è non dimenticare perché si fa un giro del mondo, perché si fanno delle cose. Io non sposo molto chi lo fa per evadere dalla propria realtà, no? Quindi poi cambiano gli obiettivi. Il mio unico obiettivo è sempre solo stato quello di cercare di rappresentare il migliore dei modi Ducati e la famiglia dei club, che è veramente meravigliosa. Però ogni volta che mi hanno scritto, sono venuti ad alcune sessioni autografi, sono venuti con le cartine, con le mappe, e gli facevo gli itinerari che loro mi chiedevano, cioè tipo dicevano: voglio andare in Romania, che strada devo fare? E gli davo le strade che a me hanno regalato più emozioni. Ecco, mi piace condividerle così, rispetto a dire, anzi a non darle perché devono rimanere mie, perché le ho trovate io e perché piacciono a me. Mi piace molto condividerlo con le persone. Se vedo comunque un animo puro e un vero ducatista o un vero motociclista, mi fa comunque molto molto piacere. Sì, anche le strade che dicevi adesso, le strade sono, cioè è il percorso delle strade che hai scelto tu, ovviamente prima di partire, o le hai affrontate man mano che te le trovavi davanti? No, qualcuna in realtà, scelto non ho scelto niente, qualcuna l'ho cercata, perché poi non avendo il navigatore, ti dico la verità, la cosa divertente è che c'ho un paio di strade nel mondo che non ci saprei tornare, ed erano bellissime. Perché non ci so tornare? Perché in quel caso mi ero perso. E ho scoperto delle strade bellissime, due in particolare, che ce le ho stampate proprio nella mente, ma non ci saprei proprio tornare, cioè posso ricordare minimamente la zona, poi magari con un po' di tempo in più a disposizione, magari la trovo anche. Però sì, non ho pianificato nessuna strada, io pianificavo le direzioni, cioè almeno da quale nazione partire, in quanto tempo massimo dovevo finirla, quanto tempo uscirne per poi fare un tagliando, cambiare le gomme. Erano questi qui i pensieri, perché proprio per la tipologia di giro, e quello lì del 2010 era fare quanti più chilometri possibile toccando tutti i continenti, quindi anche andare in Australia, andare in Giappone, andare in Africa, andare a fare l'America tutta, nord, sud e centro completamente. Quindi ho preferito non pianificare le strade, perché poi puoi trovare anche strade interrotte, strade inconvenienti, incidenti, come se ne trovano tanti, e quindi ho preferito proprio sempre seguire un'unica direzione e poi ricamarmi strada facendo quanto possibile l'attimo di felicità allo stato puro con qualche strada che magari già conoscevo, oppure ero venuto a conoscenza parlando sul posto, specialmente con i benzinai, che in questi casi ne sanno qualcosina in più. Certo, è anche un bel messaggio di vita, diciamo, partire e andare. Ma sì, parlare. La strada. Brava, perché quando è tutto perfetto, poi ti basta veramente un attimo, una qualsiasi cosa che non vada come dici tu in quel momento, è ben tilt. Invece se tu, a parte ti porti, io non ho souvenir in casa. Okay. Ma ho delle cose che non si ha idea, perché sono cose che sono nate parlando, confrontandomi, avendo capito, cercare anche un riparo, un rifugio in una persona che in quel momento ha un viso che ti trasmette serenità. Certo. Ho un paio di calzini, per esempio, me l'hanno regalato quando in Canada ero a meno 12, mi si era rotto lo stivale, quindi mi entrava all'acqua. Un signore di quasi 70 anni non solo mi offrì dei biscotti che faceva lui, e aveva iniziato a fare questi biscotti quando ha perso la moglie, praticamente, perché la moglie li preparava lui tutti i giorni. Lui, per sentirsi vicino a sua moglie, si preparava lui questi biscotti uguali, e mi offrì questi due biscotti con un sorriso mastodontico, poi un uomo, sai, di quelli là vissuti, con una faccia, con un viso segnato dalla vita, e mi regalò due paia di calzini che io, ecco, rispetto a chi compra una calamita, per me quello è, io mi sono portato un pezzo di quel posto, io mi sono portato proprio il posto a casa mia. Certo. E questo nasce soltanto se inizi a parlare con la gente, metterti in gioco, far vedere anche se sei simpatico o antipatico a lungo. Certo.
perché anche quello è un metterti alla prova con te stesso, vedere se la gente ti vuole bene, significa che stai seminando bene, se la gente non ti sorride, quindi è di conseguenza. Certo. Grazie per averci fatto scoprire questo mondo un po' diverso dal solito classico della velocità, piuttosto che delle altre discipline motociclistiche. Ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, ti auguriamo di riuscire, come sicuramente sarà, a ottenere il tuo nuovo record. E grazie davvero di essere stato nostro ospite. E grazie a voi e buona strada a tutti. Grazie. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata di 2-4 ruote, passioni motori. Mi raccomando, continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social.